Vi ringraziamo di sostenerci e seguirci sempre. Tramite iscriviti, abbonati e il pulsante grazie, avete contribuito a rendere grande questa realtà. Buongiorno o buonasera a tutti. Il mese di aprile. Noi siamo venuti da un mese di marzo in cui avevamo due situazioni in particolare su cui ci eravamo soffermati. Ci eravamo soffermati su il tema del coraggio e del nuovo inizio che derivava dalla somma del mese più l'anno in corso e quindi 3 più 2023. E poi abbiamo osservato anche il tema dominante delle sfide. E quindi lì, sempre dalle date, abbiamo osservato che la sfida prevalente nel mese di marzo era stata la 4. Poiché noi andiamo per somma per determinare il mese universale e per sottrazione per determinare la sfida principale, otteniamo che, passando ad aprile, il mese universale sarà uno in più perché anziché 3 è 4 e quindi avremo un mese universale 2 derivante da 11 perché sommiamo il 4 del mese più il 2023 dell'anno, mentre andando per sottrazione per determinare la sfida principale ne deriva che la sfida principale, che è stata 4 nel mese di marzo, sarà la 3 per gran parte del mese di aprile. Vi faccio vedere una piccola sintesi. Qui noi abbiamo il riferimento calcolato con il primo del mese di aprile, ma in particolare vorrei farvi vedere questa parte dove il 4 più 2023 è un 2 che deriva da 11, la cui somma è 2027. Adesso noi ci riferiamo ai numeri finali, quindi l'unità che otteniamo dopo aver fatto tutte le somme. Mentre per determinare la sfida, che non era stata chiara l'altra volta, vediamo proprio quello specchietto qua. Per calcolare la sfida, come quando abbiamo fatto il video per calcolare la sfida principale di ciascuno di noi, si va con mese, giorno e anno, esattamente in quest'ordine. Mese, giorno e anno vengono ricondotti all'unità e poi si fa la differenza, il più grande meno il più piccolo, indipendentemente da dove si trovi. Ecco che 4, 1 e 7 diventano 3 e 6, quelle che rappresentano le sottosfide nel calcolo del giorno della nostra data di nascita, mentre la sfida principale sarà quella che di nuovo otteniamo per riduzione, un altro 3. Quando una delle sfide, delle sottosfide, coincide con la sfida principale, viene cerchiata, così come avete visto col colore giallo, perché il giallo è il colore corrispondente al 3, e rappresenta un rafforzamento, vuol dire che quella sfida è rafforzata. È rafforzata anche ed è particolarmente significativa quando la sfida coincide con il numero del destino. Il destino è il totale di tutta quanta il giorno di nascita. Quando calcoliamo il nostro, quando lo calcoliamo come energia di un giorno, naturalmente sommiamo giorno, mese e anno. Anche di questo c'è un video. Io naturalmente, portandovi questi contenuti, devo dare per scontato che quelli sono acquisiti, perché sennò dovremmo ripartire ogni volta da capo da un discorso enorme che sottrae il contenuto che dobbiamo portare. Quindi i punti fondamentali sono che siamo in un anno 2023, quindi in questo 3 c'è già un accento particolare, che avremo come sfida prevalente e in gran parte di questi giorni, nell'arco del mese di aprile, sarà anche doppia, legata al numero 3, ed entriamo in aprile, il giorno 1-4-2023, con l'energia del 3, che va a rafforzare quel tema. Quindi ci troviamo con un tema del 3, che è quello, da un lato, di trovare il proprio posto nel mondo, chi sono, ma trovare la propria spontaneità,
trovare la chiave della leggerezza, trovare la chiave dell'inclusione. Contemporaneamente, il nostro mese 2, che viene da 11, ci dice che il 2 sarà ancora attivo e nel 2 noi abbiamo la polarità, il confronto di due forze opposte che possono diventare complementari. Quindi due polarità. E qui noi abbiamo la soluzione. O lavoriamo sul nostro 3 per trascendere quella polarità, o siamo nel pieno della polarità. Laddove i due uno che lo costituiscono possono rappresentare i due confronti, i due guerrieri che si confrontano a testa bassa uno contro l'altro. Deve scattare qualche cosa e noi possiamo sostenere questo qualche cosa, se ci è dato, attraverso il lavoro in noi di quella parte. Quella è la chiave che per noi può essere utile utilizzare. Riconoscere dove io sono ancora dentro quella polarità, sono ancora dentro il giusto, sbagliato, torto, ragione, amici, nemici. Se io sto dentro questa polarità, anche dentro di me, sto nutrendo quella macro forma attiva attraverso il mio contributo, perché questo è un punto fondamentale che è da comprendere se vogliamo, non solo se vogliamo lavorare su di noi, se vogliamo anche essere funzionali e parte del grande piano che si sta svolgendo. Quindi vado a vedere dove io ho questa scissione, dove io ho questo schieramento, perché dove sono in questo, se trovo la chiave di trascenderla, già io porto un contributo in questo modo. Pensieri, perché prima di essere emanati si producono in noi, parole, perché prima di essere vibrati ed emessi stanno vibrando nella nostra laringe. Quindi comprendere che ciò che penso, che ciò che dico è qualche cosa che va in emissione e qualcuno risuonerà con questa. E veglio intanto su che cosa sto risuonando io, perché naturalmente quando questa emissione è tanto forte da un grande numero di persone, con gli strumenti che sono stati appositamente distribuiti per programmare, se non ne sono consapevole vengo programmata senza rendermene conto. Ma se siamo accesi, se siamo funzionanti, se siamo in riconoscimento di queste dinamiche, ecco che non ne siamo vittime, inconsapevoli, ma riconosco qual è l'intento, riconosco qual è il movimento e mi sottraggo. Guardate, mi va di raccontarvi una cosa che mi era successa una vita fa, nel senso che in vita noi viviamo più vite e in questo, nell'ambito in cui lavoravo, avevamo fatto molti corsi di comunicazione e in uno di questi c'era stato insegnato a prendere la postura della persona con cui stavamo parlando. Non veniva proposto a fini manipolativi, ma veniva proposto ai fini di dire: la persona che mi ascolta riconosce un amico, cioè in qualche modo inconsapevolmente si specchia, è più portata ad aprirsi. Quindi mi avevano appena insegnato questa cosa, che venne una persona in ufficio, non ricordo nemmeno proporre che, ma ha cominciato a prendere la mia postura, l'ho visto subito. E quindi avevo diverse strade, o far finta di niente, o dire: guarda che so di che cosa, qual è il tuo progetto. E oppure potevo giocare, e ho scelto di giocare. E quindi cambiavo postura continuamente e mi sembrava di avere i fili, no? Quindi è stato, e alla fine ho detto: abbiamo fatto lo stesso corso. Così è diventato comunque un momento di
divertente. E ecco, questo è per dire, noi abbiamo la possibilità di riconoscere quello che sta succedendo e di scegliere che cosa farne. E questo mese, con questo 3, ci chiede riconoscere queste dinamiche, lasciare andare le nostre difese, protezioni, se ovviamente siamo pronti. Quando noi ci mettiamo una maschera e ci identifichiamo, ad esempio, con un ruolo o con un personaggio, spesso è per difenderci da qualcosa o per garantirci qualche cosa che temiamo di perdere. Se riusciamo a fare questo salto e liberarci di queste sovrastrutture per camminare più leggeri, naturalmente se io non sono mai per le cose in genere, laddove si può. Drastiche o si può ottenere tanto anche con grazia, anche con amore. Ricordo la mia insegnante di riflessologia plantare che diceva un interruttore, tu lo accendi, sia se accendi l'interruttore con grazia, sia che tu gli dia un pugno. Quindi si tratta di andare a toccare i punti giusti nel momento giusto e tanto anche con grazia si può ottenere. L'importante è agire e l'importante è determinazione e perseveranza nel progetto che ci diamo, perché il 3 dice trova il tuo posto nel mondo. Anziché cercarlo continuamente, sentiti a casa ovunque sei. Tira fuori qualcosa di spontaneo. C'è. Anziché essere un registratore che va captando delle cose e ripetendo le cose che ha captato, mettile nel tuo calderone interiore e tira fuori qualche cosa di tuo. Anziché copiare, prendi questi colori e crea qualche cosa di tuo. Il 3 ci chiede questo, ci dà questo come potenziale. Trascendere la polarità e quindi trovarsi nello spazio di relazioni in quel punto che accomuna anziché in quella base che divide, trovare, sentirsi a casa, trovare il proprio posto nel mondo, cercare il bello che c'è in ogni situazione. Veramente c'è sempre un raggio di sole, un fiore che sboccia, un gatto che fa le fusa, un bimbo che ride, una persona che sorride. Una telefonata improvvisa, c'è sempre qualche cosa di bello. Il 3 ci chiede questo. Guarda il sole che è di là dalle nuvole, se anche oggi sta piovendo, e fai di questo giorno di pioggia qualche cosa di gioioso. Questo è meraviglioso. Questo è essere all'opera continuamente di qualche cosa che ha la possibilità poi di manifestarsi, perché dopo il 3 arriva il 4 che è la materia e le sue leggi, la concretizzazione, la manifestazione. Ma già nel 3 c'è una nascita di qualche cosa che poi deve mettere radici nel 4, ma già c'è una nascita. Quindi questo è il nostro tema, passare dal 2, dalla polarità, osservare ogni volta in cui entro in quella illusione della separazione al 3, alla possibilità di trascenderla. Con questo lascio andare schemi, lascio andare maschere, lascio andare tutto ciò che rallenta il cammino. Nel mio libro, In cammino verso sé, c'è una visualizzazione, una sorta di meditazione guidata, in cui proprio vedevo che tutto questo si svolgeva in un luogo meraviglioso, che è Teotihuacan, questo sito. Vicino a Città del Messico, e lì c'è la strada degli spiriti, una strada centrale lunga credo 2-3 km, non ricordo con esattezza, ma molto lunga, con piramidi ai lati. Poi a un certo punto sulla destra c'è la piramide del Sole. Ma questa strada, questo sentiero degli spiriti, arriva alla piramide della Luna e sono a gradoni, guarda caso 4 gradoni, e
E questi gradoni sono, a mano che si sale di livello, sempre più alti e la pedata è sempre più stretta. Alzata sempre più alta, pedata sempre più stretta. Quindi la salita non è facile, ce lo dicevano questi antichi saggi anche attraverso la simbologia. E quando arrivi in cima alla piramide della luna e ti giri ovviamente e hai la via degli spiriti davanti agli occhi, è qualcosa che colma gli occhi, ma colma gli occhi di pace, di connessione. È un punto meraviglioso dove io in spirito mi ci porto tante volte e mi è stato prezioso nei momenti difficili di vita. Io mi portavo lì in questa visione. Trovate immagini anche in internet, se non ci siete mai stati, se ci siete già stati, siete molto fortunati ad averla comunque registrata. E se no, ecco, provate a immaginare questa salita ardua, perché a mano il corpo fisico sente fatica e poi quando arrivi in cima e ti giri hai questa meraviglia che si apre. Questa strada è il percorso che fa l'anima quando poi lascia il veicolo corporeo e inizia il suo viaggio e piano piano sale e decolla, ecco, la immagino così. In questa visualizzazione di cui vi parlavo, che è nella terza parte del libro In cammino verso sé, c'è proprio una guida in questo, nel percorrere questo viaggio e a mano lasciare delle cose che sono nello zaino e che non serve più portare, che sono state utili e che oggi magari non mi vanno neanche più bene, o che non hanno più senso per chi sono in questo momento. E quindi così, di velo in velo, poter lasciare andare il fatto che ho 56 anni, il fatto che sono nata in un corpo di donna, il fatto che mi occupo di numerologia, il fatto che sono mamma, il fatto che ho fatto determinati lavori, il fatto che sono nata in Italia, il fatto che, lasciare andare tutto questo, un ruolo dopo l'altro, fino a sentire l'essenza, l'immensità dell'essenza. Questi archetipi che ci accompagnano, queste energie che ci accompagnano possono sostenere questo viaggio. Nell'avvicinarsi a questa essenza, nell'avvicinarsi alla possibilità di sviluppare l'intuizione, ciò che sta di là dal velo, e quindi questo 11 non saranno più due guerrieri che si confrontano, ma sarà la intuizione, sarà il collegarsi con uno spazio che trascende i sensi fisici, che va a esplorare il mondo delle idee, ciò che è prima di quello che viene manifesto, la possibilità di sentire l'intento vero che fa muovere una cosa che ci viene detta, proposta, richiesta. Non è sempre piacevole, ma è un passo in più verso la verità. E quindi iniziamo il nostro viaggio ricordando come è fatto il 3. Ha tre punti con due ponti che li mette insieme. La possibilità di unire la nostra pancia con la nostra dimensione più fisica, il nostro essere più fisico-istintuale, il nostro cuore, la nostra parte più emozionale, sentimentale, il nostro sentire. E il terzo punto, che è quello del pensiero, della mente. Il 3 li unisce tutti affinché si possa essere uno nello spirito, perché 3 è il numero associato allo spirito. Bene, buon lavoro sia nell'inclusione, sia nella capacità di riconoscere negli occhi dell'altro lo specchio dei propri, fino a riconoscere nell'altro non più un nemico ma un fratello, fino a riconoscere la divinità che lo abita e che ci abita. Grazie amici, a presto.
Abbiamo un paio di domande. Tesla scrive: se tu conoscessi la magnificenza del 3, del 6 e del 9, potresti avere la chiave per l'universo. La Pizzi ha parlato molte volte di questi numeri, ma ci potrebbe spiegare il senso dell'affermazione di Tesla? Ci provo. Fondamentale è comprendere il tassello 1, 2, 3 nel suo sviluppo. L'1 inizia, nel 2 si trasforma, nel 3 si manifesta. Puoi trovare il video completo nei contenuti per abbonati. Abbonati al canale e con un piccolo contributo ci darai un grande sostegno.